Giornata straordinaria dedicata all'arte, poesia, scultura, pittura, insomma in tutte le sue forme, ma anche momenti dedicati al pubblico, solitamente passivo, in questo caso attivo, in una presentazione di libro che è un vero e proprio manuale e di per sé stesso un'opera d'arte, un libro che trova posto anche al MoMA di New York, Il volto e l'anima di Maria Pia Cappello. Allora, Maria Pia, che cosa ti ha spinta e portata a dedicare un libro di questa intensità alle sculture del maestro Lamagna? Okay. Sì, buonasera. Le sculture sono particolari perché sulla superficie ci sono lacerazioni, ci sono solchi. Io sono entrata dentro quelle lacerazioni, dentro quei solchi e ho visto, ho percepito l'anima, il sentimento dello scultore. Quindi io ho percepito la sofferenza, il dolore, l'ansia, la rassegnazione. Il dolore di essere anche diverso, per esempio nel vecchio Acrobata Pazzo. E quindi io ho intitolato il mio libro Il volto e l'anima, perché noi dalle sculture vediamo dei volti, ma su questi volti c'è un'anima, un'anima che soffre, un'anima che vive, un'anima che ha desiderio di cambiare la propria vita, che spesso non riconosce neanche se stessa. Un'anima che forse ha paura di volare e ha paura anche di cambiare. Maria Pia, diceva Oscar Wilde, per citare degli accostamenti che tu hai fatto di grandi ed esimi, illustri poeti, scrittori, filosofi, con le opere del maestro Lamagna, e diceva: la vita artistica è semplicemente lo sviluppo del nostro essere. Mi permetto di aggiungere, in tutte le sue forme, lati positivi e lati oscuri? Sì, sì, la vita dell'artista, sì, è vero. Può esternare tutti i lati negativi, positivi, i lati bui, i lati luminosi, tutti i lati dell'esistenza, tutti i momenti che vive, le percezioni che sente. E quindi ecco perché io mi sono collegato a Oscar Wilde, ma non solo a Oscar Wilde. Io mi sono collegata spesso a Walt Whitman, mi sono collegata a Ungaretti, a Montale, a Shakespeare, a Platone, a persone che hanno cercato di capire l'invisibile oltre il visibile, a cercare anche di dare un senso alla nostra esistenza, cercare delle risposte che forse purtroppo noi ancora oggi non abbiamo trovato. E noi ringraziamo tutti gli amici di Liberi.tv per averci concesso ancora una volta la loro attenzione e magari ci vedremo prossimamente per nuove interessanti presentazioni di Maria Pia Cappello, che chiuderà la nostra intervista. Alla prossima, Pierpaolo. La prossima presentazione storica sarà del poeta, professore e regista Pierpaolo Segneri. Tra pochissimo tempo noi faremo una grande festa, perché io ho una totale ammirazione per lui e per Camilla Nada, perché sono due persone veramente uniche e che meritano veramente tutto il bene di questo mondo. Lo meritano perché sono uniche. Sono veramente belle persone e per me è stata una fortuna incontrare loro, incontrare Laura e incontrare anche altre persone che continuano e che mi danno veramente la gioia di vivere. E questa sera è stata una gioia alla vita. Grazie.